ci sono altri luoghi come questo a Lecce dove un edificio storico si staglia su un diaframma di pietra dentro un grande parco, avendo accanto un quartiere di edilizia economico-popolare, un quartiere residenziale, la stazione ferroviaria e anche nuove infrastrutture. Anche qui a Lecce il partenariato con il comune ha prodotto un esito molto importante perché un bene storico di grande rilevanza, di grande bellezza è stato ristrutturato con risorse pubbliche e tramite un bando in partenariato con la Fondazione con il Sud e il Comune di Lecce è stato assegnato a un partenariato che ha presentato un progetto di valorizzazione, un progetto che ha dei contenuti di economia sociale molto importante e che punta a far diventare questo luogo un luogo centrale nella vita e nella comunità di Lecce. Ci piacerebbe poter realizzare qui un hub di comunità, un luogo in cui le diverse comunità che abitano Lecce possano incontrarsi, possano alimentarsi, possano rinsaldarsi. E in questo spazio sorgerà un ostello sociale, un luogo in cui poter dare una risposta ai turisti, ma anche al terzo settore locale. Sorgerà un bistrò che verrà gestito insieme ai ragazzi impegnati nei percorsi di PCTO e una sala co-working dedicata in maniera prevalente al terzo settore locale. Questo perché crediamo sia importante fare rete, fare comunità, creare nuove sinergie. Sarà un luogo che ospiterà eventi di carattere artistico, con spettacoli teatrali, musicali, con installazioni di opere artistiche. E sarà una risposta anche alle esigenze degli istituti scolastici con attività mirate per contrastare la dispersione scolastica, la povertà educativa e rafforzare anche qui la comunità degli studenti di scuole superiori prevalentemente e degli studenti universitari. Questo luogo è straordinario perché ha molti luoghi diversi, ha un grande giardino, un grande parco che ha una identità paesaggistica molto forte, è un luogo della memoria perché è un bene culturale con un linfeo straordinario, è un luogo che ha spazi aperti che si prestano a usi multifunzionali e questo ne fa una grandissima risorsa affinché diventi un polo sociale molto permeabile al quartiere, che sia quindi un riferimento per la comunità che qui vive, stabilmente.